E cominciamo, dai Marco Dalla Noce, un pugno di mosche, stasera ci farà vedere a fare gli streamer. Qualche streamer. Qualche streamer. Vediamo se avete pazienza, vediamo cosa esce. Ne farà parecchie. Beh, da programma qualcuno ce n'è. E vediamo cosa riusciamo a fare. Allora. C'è qualcuno che pesca al laghetto? Dai, non fate niente, quando non c'è altro. Quando non c'è altro si pesca anche a laghetto. Allora, io volevo partire con due streamer, diciamo, da laghetto. Bravo. Ok. Semplici. Questo qua è un modello che qualcuno che fa le gare lo usa. È parecchio piccolo. Ok, ho usato una Model 10, una pallina del 3, questa va bene anche il 2,5, tanto è proprio giusto per dargli un attimo di movimento in più. Ho sbagliato a trafo fibra. Fantastico. Hai un individuo losco dietro di te. E intanto pompare. Ok, cominciamo, filo di montaggio, solito. Che numero usi, filo di montaggio? Questo qua è l'Ultra Strong, perché tanto è uno streamerino piccolino, lo uso solamente per non dargli, non creare spessori con il filo, perché comunque il materiale qua ce ne va veramente poco. Ultra strong vuol dire ultra resistente. Allora, ok, ho bagnato il marabù perché bagnandolo ovviamente riesco a montarlo meglio. Faccio una misura circa una volta e mezza l'amo e lo leggo per far la codina. Un morsecca il tè immiatato. Come colori? Allora, puoi usare un po' tutti i colori. Io ho visto le scatole dei garisti, colori più svariati. Se non mangia con uno, provi un altro colore e via dicendo. Ma il fatto che le rilee mangiano su colori tipo chartreuse? Sì, fluo, sicuramente i colori. Così verso il tappo di spumante. I colori ci vogliono, ecco, poi per avere un po' di nei laghetti non trovi solamente l'iridea, ma trovi magari anche l'afario. Per esempio, il laghetto su da noi trovi l'afario piuttosto che. Quindi provi un po' di colori e vedi se ce le mangiano con uno o con l'altro, cambi. Ok, no, facciamo il grillo. Sì, no, ci vuole la copertura. Questo che sto montando è flash a bu. Ho preso un filamento, l'ho piegato a metà, l'ho raddoppiato e l'ho montato e tagliato a lunghezza della coda. Così dovreste vederlo. Ok, adesso faccio la mia bella asola. Torno avanti col mio filo. Prendo un po' di ice dart. Questo qua fino lo voglio io. Ok, lo metto in mezzo all'asola, faccio twistare. Lo monto ad asola piuttosto che arrotolarlo sul filo perché resta un po' più voluminoso, nient'altro.
questo nero, sì, sto usando il nero per far questo. E faccio il mio corpicino con... Ahí está. Se segna la musco. Amo, che misura? Questo è un amo dell'8. Puoi farlo anche sull'amo del 10. Sono streamer di 4 cm, sono proprio degli avannottini, proprio roba piccolina. È da usare più che altro quando non mangiano roba grossa, perché normalmente quando vai a pescare da qualche parte cominci prima con le esche un attimo più grosse e voluminose, poi vai calando se non mangiano, no? Ok, e questo è fatto, semplicissimo, potete variare, sbizzarrirvi nei colori e poi è da provare in pesca, molto semplice da fare, veloce, la pallina te lo manda giù appena appena e basta, tutto qua. Ok, questo qua è un altro streamer da laghetto, sempre amo dell'8, ho messo la pallina leggermente più grande perché questo, quando pesco al laghetto principalmente lo uso sotto sponda, quando vedo i pesci che girano sotto sponda, che mediamente tutti dicono non mangiano, gli butti questo davanti, quattro colpettini, si girano, bam. E te fai i tuoi 4, 5, 6 pesci, gli altri non prendono niente. Questo è sempre un amo dell'8. Con la pallina dentro. Pallina questa del 3,5, puoi usare un 3,5, 3,8, 4, come preferisci. Che risiva. Ok, adesso come prima. Solamente che invece che usare un flash a buso, un olografico argento. Ok, parto subito con l'olografico. Raddoppiato due volte e mi fermo pure qua a metà corpo, vedete che non vado dietro la curvatura, mi fermo qua a metà corpo e lo taglio circa ste morsette, un centimetro dopo. Ok, adesso creo sempre un'asola, io monto parecchio in asola se posso perché evito di mettere materiali eccessivi, no? Resta un dressing più leggero. Per questo invece che il marabù prendo uno zonker. Prendo circa, madonna, si è spelacciato questo. Prendo circa 2 cm di zonker, 2-3 cm. Ok,
Lo raddrizzo un po'. Com'è? Uno o due? Ne hai preso? No, no, una. No, l'altra ho buttata perché aveva poco pelo. Questo lo perde, quindi... Allora, quello... Questo è un po' pochetto però. Ne aggiungo ancora un po'. Questo. Ok, metto un po' di zonker in una pinzetta, lo taglio a circa 2 cm di lunghezza e lo monto in asola. Per montarlo in asola, ovviamente, questo è un materiale che scappa via abbastanza da questo tipo di filo. Ci metto un attimo di colla. Ok, faccio girare. Pinzettine. E lo giro sempre dietro la pallina, così vado a bloccarla. Ok, quando arrivo i peli li tengo pettinati indietro. Non prende con la pinzetta. Ok, qualche giro per bloccarlo. Nodo di chiusura e via. Goccino di colla per chiudere il nodo e siamo a posto. Semplice, semplice. La differenza tra il marabù e lo zonker cos'è? Che il marabù nell'acqua si muove come i tentacoli, quindi per le code va molto bene. Lo zonker invece è più, fa un effetto più tipo medusa, no? Quando si muove, pulsa, invece che muoversi come un tentacolo. Questo lì attrae quando peschi sotto riva. Un qualche colpettino, sono molto attratte. Di solito quando pesco così sotto riva uso colori arancio, rosso, verde, colori molto vivaci. Però anche col nero, il bianco, mangia, ho avuto ancora mangiate. Semplice, semplice, è abbastanza efficace.
Questo qua è uno streamer che va bene, va abbastanza bene sia in laghetto che in fiume. Però ho avuto risultati principalmente con le iridee. Quindi se andate magari in Slovenia, dove ci sono tante iridee, o qualche laghetto particolare, qui l'ho usato, ci ho fatto una giornata in Mittag, un laghetto vicino a Domodossola, un bel laghetto, ci sono tante iridee grosse, e con questo, sì, il Mittag, questo faceva la differenza il giorno che l'abbiamo usato, perché là comunque sono, fai no kill, bucate, strabucate, può essere che sia un'esca che non ha mai visto, può essere quello che è, però comunque ha fatto la differenza là, anche in Slovenia mi ha dato degli ottimi risultati. Quando lo usavo la taglia media era 50, pescando sulle sponde, fai saltellare un po' la coda, è abbastanza efficace. Allora, metto sotto un goccino d'attack, perché vado a mettere qualche giro di piombo, 7-8 giri. Fai il contrario. Lo metto sotto anche perché si incolla di più. Lo incollo sia sotto che sopra. Ecco, allora questo è un ammo del 6, pallina del 4,5. E il piombo è lo 0,30. Poi ecco, quanto li vuoi piombare sta sempre al pescatore, se vuol pescare più leggero, più pesante, è una cosa che sta al pescatore. Io questo l'ho sempre usato con questa piombatura, sempre andato abbastanza bene. Ecco una cosa, difficilmente gli altri costruttori, non lo so, io quando costruisco gli streamer difficilmente vado oltre la metà, diciamo, della punta dell'amo, vedete in linea col filo dove sono, più indietro di qua difficilmente costruisco, resto sempre o qua o più in su, però qua diciamo è il mio limite. Ha un motivo ciò? Ma guarda, è perché le costruzioni le ho sempre fatte così, mi escono bene, qualche risultato c'è stato. Faccio, allora, metto un filo di Crystal Flash. Ok. E lo accorcio, la lunghezza sarà pressa poco, ecco, facciamo fino alla pallina la lunghezza. Ok, se li ribalto in avanti la lunghezza che riporto dietro è questa. Adesso prendo un zonker, questo è zonker di scoiatto, colore questo è Natural Fox, ok, ne taglio un pezzetto lungo circa una volta e mezzo lo streamer, che è quello che serve a me, ecco, per tagliarlo mai così, perché vado a tagliare fibre sopra, sotto, butto via un sacco di... devo entrare con la lama nei peli per poter tagliare solo la strip. Ok, faccio la mia misura,
apro lo zonker, vedete, proprio apro i peli e lo blocco in coda. Ok, posiziono bene, tengo i peli avanti e do qualche giro. Ecco, filo di montaggio, io ho usato uno standard, un 8-0 adesso. Quindi non è che per dire con gli streamer da torrente, laghetto, cioè torrente, fiume, laghetto, non ho mai avuto l'esigenza di usare fili particolarmente resistenti, perché basta fare qualche giro in più e siamo a posto. Ok, adesso prendo un pezzo di filo di rame alias tinsel. La misura mi interessa poco, perché lo userò poi per legare una piuma. Ok, adesso lungo il filo e vado a mettere un po' di cera sul filo di montaggio, perché metterò del dubbing per creare un sottocorpo. Usando lo spino riesce a distribuire meglio, esatto, rispetto che a porta colla direttamente, che lascia sulle troppa colla dopo. o troppa poca. Di solito piuttosto di fare così con la colla. Tamponi con lo stick, però rischi che ti restano sui pezzi grossi. Sì. Se te ne prendi un po' con lo spillo, lo passi un attimo, si distribuisce un po' meglio. Ecco, sono dettagli. Prendo un dubbing o un brown, posso usare un ambra, posso usare un rusty, pelo naturale. Tanto è solamente per non far vedere il piombo al filo. Un attimo, si twista il filo. Ok. Domani la stupida, perché non è il naso questa? Mm? Non il naso. Perché dubbing normalissimo. Non ti serve. L'altro l'ho fatto in asola perché volevo creare un po' di volume. Questo non solo mi serve. Questo è solamente per coprire il sottocorpo. Ecco. Ti si rompe quando lo fai girare troppo tanto. Ti si rompe il filo di montaggio. Vabbè. Poco male. Lo recuperiamo con la pinzetta e avanti. Potresti usare un dubbing brush anche, no? Sì, potresti usare un dubbing brush. Ecco, io non uso robe comunque brillanti per il sottocorpo. In questo caso uso un colore naturale, marrone, un rusty, un ambra. Ecco, colori di questo tipo vanno più che bene.
Andiamo, se lo rompo ancora ste fine. Non riesco a girarlo stasera, ho le mani troppo secche. Niente, facciamo la vecchia. Una girata così e via. Ok, una volta fatto sotto corpo, prendo una piuma di Grizzly Matuka Soft Tackle, che non ho mai capito onestamente di che uccellaccio si tratta. Mi serve una piuma abbastanza lunga. Questo si resderiaga. Ecco, l'unica cosa che quando aprite quelle buste qua avete piumini che volano dappertutto. Si attacca la colla. Si attacca la colla, sempre. Figlia, devi vedere mamma che ne avevi sul sacco. Per la cucina del Milano. Ok, allora ne pelo la parte iniziale, che è uno scarto, non mi serve, e blocco la mia piuma. La prendo per la punta e pettinandola all'indietro la arrotolo verso la coda. Ok, no. Stasera sono dispettosi i miei attrezzi. Ok, a sto punto cosa faccio? Prendo il mio tinsel e lo arrotolo al contrario. Ok, lo faccio un po' ballare così per fargli saltare via le fibre. Ok, sono qua, blocco il mio tinsel. Voglio cambiare il forbicino, so perché. Ok, qualche giro ancora che lo blocco bene. Taglio la rimanenza di piuma che è rimasta in coda. Ok, siete tutti fino a qua. Adesso queste le piego verso il basso. Ok, in questa maniera, di modo che porto avanti il mio zonker. Lo porto avanti bene, gli do qualche giro per bloccarlo bene. Ok, adesso qua per coprire questo brutto collare che si è formato, prendo ancora un pelino di colla, e lo finisco col dubbing che ho usato per il corpo.
Questa la metto con lo spillo. A chiudere bene il nodo. Dovrebbe essere più liquida, eh? Ecco, un po', l'ho lasciata aperta qualche giorno sul banco senza guardarla. Mi è asciugata appena appena. Ok. Bello, squadra. Molto nativo. Questo lavora bene, io ho avuto dei bei risultati, specialmente là in Slovenia, in quel laghetto là, è un bello streamer da usare. Che amo è questo? Questo qua è un Model 6, è abbastanza piccolo. Sempre amo del 6, del 6, pallina del 4,5. Come giri di piombo gli dai sempre? Hai un... Sì, non c'è uno standard, sta come vuoi pescare te. Se vuoi pescare leggero non ne metti, metti solo la pallina o metti solo 4 giri di piombo senza pallina. Sta un po' a te come vuoi pescare. Ci sono anche streamer che non usi proprio piombi. Li porti giù con le code, poi dipende anche che tecniche usi, posti in cui vai a pescare, su molte le varianti, no? E quindi tu cosa usi? Una coda galleggiante con il poli o niente? Io a streamer, quando ho cominciato a una mano, sì, usavo le prime volte una coda galleggiante con streamer piombato, poi ho cominciato a usare una coda fondante, più che altro per il laghetto, ma anche nel fiume se corre che c'è l'acqua alta metti un affondante con uno streamer e con la canna una mano comunque poli leader difficilmente ne usi, fai un finale da 2 metri è più che sufficiente. Poi ho cominciato a pescare con la due mani, passi allo scandinavo, quindi comincia a giocare con i gradi delle code intermedie, affondanti, ci aggiungi il poli leader. Poi magari peschi in Skagit piuttosto che in Scandinavo perché c'è il fiume è grande, c'è tanta acqua e allora lì poi spazi, usi esche più o meno piombate in base al tipo di esca, come vuoi farla lavorare. Okay, adesso facciamo uno streamer presso poco in quello stile, abbastanza simile. Abbastanza veloce da fare anche questo. Però questo qua, nonostante dicano per il fiume ci vogliono colori naturali, colori scuri, questo qua è bianco, io ci ho fatto qualche pesce e anche dei bei pesci. Non è da sottovalutare. Ok, faccio sempre la mia misura. Ecco, ho cambiato il filo perché questo è bianco. Userò il colore solamente per il collare.
vuole stare storto, quello strip qua. Ok, adesso prendo. Curiosa. Qui dopo fanno gli streamer rotondi. Fanno le uova. La cosa funziona bene. Guarda, non mi sono mai piaciuto onestamente. Non è un'esca che mi è mai piaciuta. Però... Sì, funzionare funziona sicuramente. Ecco, secondo me, ecco, non fa proprio parte degli streamer, rovetto. È più, sì, va bene nei laghetti. E come streamer, come corredo, lo vedo. E che vedete? È il manca via. Questa primavera, fatto bello. La bomba in estremi ispira. No, ci preferisce con l'empira. Sì. Lo so, però ci sono, per esempio, quel laghetto lì, il Mittag. Quel giorno lì c'era chi usava l'ovetto, e puoi viverla bene, no? Non prendevano. Dipende dove vai, che affluenza c'è di pescatori, se le tengono, le rilasciano, sono tante le condizioni, ecco. Qua adesso sto usando un floss bianco per fare sottocorpo, do giusto appena appena un po' di conicità, tanto non è che mi serva molto avere qualcosa di particolare. Bingo. Strike. Ok, questo l'ho finito, adesso prendo il mio zonker, lo piego avanti, taglio la parte in più che proprio non ci serve. Qua creano tutto un asolo e ci monto dell'ice dab. Questo è il nero, però non è lo stesso tipo di ice dab di prima. Questo qua è molto più grosso, molto più filamentoso e ha delle differenze che l'altro. Quando lo monto diventa tipo
il dub in brush, no? L'ice dub, quello twistato. Questo qua mi lascia dei filamenti più lunghi. No, no, no. Stasera gli attrezzi non ne vogliono sapere di collaborare. Ok, fate due o tre giri da fare il collare. Chiudete. Tagliate quello in più. Ed è a posto. Tirate indietro bene le fibre. Questo è coniglio. Andare giù con quello. La sala peluche, la sala peluche. Ok, anche questo è fatto. Abbastanza semplice. Questo in piave ci ho fatto un pesce, sarà stato un paio di chili. Un paio di chili, una bella fariona. Dà dei bei risultati. Puoi farlo bianco, puoi farlo anche in altri colori, lo fai magari nero, verde, chartreuse. Poi magari dietro il collare ci butti due fili di crystal flash colorato magari, per dare un attimo di contrasto. Hai dei bei risultati con questo tipo di streamer. Questo è, si chiama Crab Skin, che praticamente è la stessa roba del Minnow Skin. Bici da battaglia. È in sostanza una gomma molto appiccicosa che si usa a fare dei pesciolini. Esatto, ci sono mille modi di farli. Quello più corretto è, secondo me, è troppo laborioso. Io preferisco farlo così e metterci su un po' di colla in più e basta. Pieghi in due. Adesso lo piego in due, lo taglio per dargli la forma. Aspetta che un piego che mettere anche a me, perché scusa, chiudo, la riapro e si accende. Ok, taglio una fettina, lo piego in due e poi gli do un po' di forma, no? Dovrebbe andare a imitare un avannottino. L'amo? Che amo è? Questo qua è un groove dell'otto. Sono i tuoi groove questi? Sì, questo qua sì, è un groove.
pescando a streamer, ecco, questi ami qua vanno bene a pescare a ninfa, ma quando poi vai a cercare, vai, cioè, tipo questo qua è uno streamer che magari usi tipo in ad basso, che vai magari a cercarti sul fondo il barbo o magari il cavedano, però non trovi il cavedano da 30, trovi il cavedano da 2 kg. È meglio usare un amo, diciamo, un po' più resistente, magari un amo da carpa è forse l'ideale. Adesso io li ho dimenticati a casa, però è forse meglio un amo da carpa. Allora, prendo quello, prendo un filo di olografico. Quello legato qua l'ho tirato indietro perché voglio che mi resti sopra appena appena un po' di olografico, siccome il corpo poi resta trasparente, perché questo è il bianco della carta su cui è incollato, sotto l'olografico lo vedo. Ok, adesso prendo una pinzetta, li attacco insieme e la blocco in qualche maniera. Sì. Questo già ti c'è le posizioni su partigni la linea, se no prendo il mio crab skin. Questo del rapio non l'hai piombato? No, questo non l'ho piombato. Questo lo si usa con le code, questo lo usi così, affondanti, intermedi, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, allora, rispondendo al Dimitri, lo piombate più, tento di usare più le code intermedie o altro, piuttosto che piombarli. Quindi, in automatico, la risposta è no, piombati, preferisco evitarli, perché quando vai a pescare a streamer che comincia a usare, madonna, ecco, bisogna fare attenzione perché incollano tantissimo quei cosi qua, bisogna incollarlo così in linea. Quando vai a pescare a streamer comincia a usare code abbastanza grosse, dopo se ti becchi uno streamer già beccarlo non piombato addosso non è piacevole, più lo piombi più ti arriva gagliardo. No vabbè, ma poi va troppo sul fondo, se stacchi giù sempre, portarli giù con le code è forse la soluzione migliore. Madonna, ho piegato anche l'ago. Che potenza. Ok, allora. Adesso gli tiro via un po' di... Gli faccio un po' il filo, perché quando lo incolli non riesci mai a... pareggiarlo bene.
Ok, adesso lo metto in orizzontale, prendo, dove sono? Gli occhietti che avevo messo qua prima. Cioè, sono lì sotto, quelli della catanella? No, 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 gli occhi... Sughiglie che prima. Guarda di qua. Gli occhi. Mm-hmm. Prendo. Una pinzetta. Abbastanza che lo infilzo con la pinzetta e lo posiziono. Ok, infilzo, posiziono di là, ok, controllo che siano in linea. Adesso qua vi conviene accendere la luce, se no rimanete flashati. Sì, io ho fatto un po' di brevetto. Perché fino alle batterie, cioè è vero, man via che arriva la Batterie, man via che... No, ma poi gli ho fatto proprio una modifica sostanziale. Invece che tenerci un minuto a asciugare la colla, ci tengo 2 secondi. È aumentata la tensione? No, vabbè, la tensione è sempre quella, ho cambiato proprio il LED, ho trovato un altro modello. Lo fate mix. Intesa sabroso di ripira. Praticamente. Praticamente sì. Ho visto che ci sono quelle al laser anche. Ma guarda, ce ne sono 1000 tipi. Quelle valide non contare di spendere poco. Beh, quelle delle valide usano 40. Ma va a batteria? Sì. Vediamo che le... a questa mia. E mette roca, però meno. Poi c'è quella là, no? No, c'è quella prima col pilare per fare insieme. Ecco, quella è quella più valida che c'è, che c'è in mercato. Sì, la paghi 100 passa euro. Spallarla, mi fa la fumata. Io posso prendere. Sta facendo illuminare la festa, sì, là. Sì, sì. Solo sugli occhi? Sì, ne metto un po' qua e basta, perché poi un po' di movimento comunque deve averlo. Vedi quanta. Te, ma come la colla qui, hai solo quella liquida o quella proprio più solida? No, io ho solo questa al momento. Buono. Funge? Potenza. Ok, adesso gli do una passata con la carta, perché come tutte le colle lascio un po' di residuo, smalto per le unghie trasparente e via. Ne metto un pochino anche sul nodo, così me lo blocca. Ne metto un filino anche qua sotto, così non va a incollarsi nella scatola o su altre mosche o altro, perché comunque, essendo un materiale appiccicoso, si incolla facilmente, molto appiccicoso, si incolla facilmente. Però
Ma non è che ha movimenti particolari. Alla fine c'è cioè, gomma, cioè. Non è che ha movimenti particolari, però comunque sembra molto una vanotto, no? Se te lo lasci scendere alla deriva, sfarfoglia così, sembra un pesciolino morto che sta scendendo. Volendosi in testa gli metti sotto tipo un po' di dubbing rosa, potrebbe sembrare un vanotto con sacco vitellino, però no? Anche. Ci son, puoi farlo in mille modi, ecco, questa è una diciamo versione base di un vanotto. Schiuso da poco, se vai tipo sono stato in Adda un paio di settimane fa, c'erano giù gli avannotti di Alborella, la dimensione era questa, calcola giù là, vai da, trovi la marmorata grossa o trovi il calvedano in 2-3 kg, la roba qua, okay. Gli danno. Ho usato un amo grubo abbastanza grosso, adesso non chiedetemi la misura, sarà almeno un 6, a guardare le dimensioni sarà un 6 o un 4, una roba del genere. Allora, si prende uno zonker, a trovarlo, perché ho trovato, io uso l'oliva adesso, dov'è l'oliva? C'è uno zonker. Ho giusto qualche scorta di sconca. Una bracchetta. Giusto un pochino di scorta. È un caso anche mi pareggia. Fate. Ma non se le piega male. Ok. Ora drizziamo un po'. Stirare lo zonker, esatto, se no lo monti male. Ma è pelle di volpe? Ma è pelle di volpe? No, non è coniglio. Coniglio? Sì, sì, coniglio, coniglio. Adesso mi raddrizzo un po' la mano perché tanto dove mi hai rubato le cose di Mito? Dai, dimmi. Insomma,
porti avanti quel lavoro. Allora, questo è sempre un ice dab di quello grosso, invece che nero è un peacock bronze, il colore di questo qua che sto usando. Questo è ottimo, marmorata. Sì, calcoli che la marmorata è lo scazzone, la prima, la preda preferita della marmorata. C'è chi ci crede tanto. C'è chi ci crede tanto. Io non li uso molto gli scazzoni, però c'è chi pesca quasi solo con quello, marmorata, quindi. Ok, adesso faccio un'altra asola. Prendo un zonker, un bel pezzo di zonker. Pinzetta. Vedi, quando è troppa roba non riesci più. Prima cercala. Adesso è andato bene questo, non gli avrei dato una cicca. Metto un filino di colla. Vedi quanta. Oggi le tieni sempre pettinate verso il dito. Le tengo sempre pettinate, esatto, indietro. Vengono schiacciate. Adesso blocco il mio filo. Faccio un nodo di chiusura. Allargo un pelino per dargli già poi la forma che prenderà. Ok, un bel po' di colla.
qui dice che è sotto l'acqua, io ce l'ho già uno. Ci metto la testina. Plastica o è un peso? A peso o è plastica? No, queste qua sono pesanti. Adesso prendo un filo più grosso e bello resistente, tipo il G-Strong. E vado a formare una tipo una pallina davanti alla testina per essere sicuro che non esca. Se lo date in giro da troppo. Cosa mai, tanto vedo su giro che poi metti anche una puntina di vino, eh? Una puntina di vino avanti, no? Ma va bene, io lo incollo e basta, tanto l'ho incollato sotto, poi c'è la pallina per tutti i lo incollo bene, mi assicuro quello. Ecco gli occhietti, non vi ho fatto vedere a montarli perché questi qua li avevo già montati. Di solito nella bustina ci sono gli occhi giusti per il tipo di testina. Ecco, ci sono un sacco di modelli di scazzone, secondo me questo è molto valido. Io farò quelle robe lì, non sono capace. Scusate. Per questo invece non ha importanza che filo usate, colori, non colori, perché tanto non si vede quando è finito lo streamer. Questo è uno dei classici che secondo me è uno di quelli che rende di più in assoluto. No, che giro che so, poche insomma. Mi si è fatto su un patatrac qua. E ce la puoi fare. Tu che la tagliate quella scena qua. No, lascia. Ole. Aspetta un attimo, chi voglio fare un quadrettino con dentro gli streamer? Tipo quello là che ho fatto io con le ninfe. Mare, facciamo un quadrettino alla serata, lo teniamo qua al trap, no? Eh? Chi ha voglia di farlo?
Dai, dai. Io voglio farlo, bisogna fare proprio un circolare. Che bello. Vai, io sono andato a prendere quei quadrettini lì al brico e dopo io gli ho fatto lo sfondo del mare, la sabbia. Crea una roba in più come fa. Però è abbastanza quadrettino quando tutti gli streamer attaccati via bene. Tieni qua al club come serata, siamo su serata, dai. No? Secondo me sei più bravo a fare che a spiegare. Ma mi fa un po' tante robe a me. Ostia, Mario sarebbe. No, beh, ma Mario. Paga il fal, Walter. Anche Walter. Perché a fissarli, come fai a fissarli sul fondo? Su un fondo bianco, fissarli. Tutto di fantasia, un pezzettino della fettina. Sì, cioè, ho dei chiodini che escono. Sono i quadretti che fanno, c'è il. Sì. Pezzettino di polistirolo, puntato sul polistirolo. Di polistirolo incollato, di foam, allora fissi dentro. Tipo quello lì che ho fatto io. Sì, io ho proprio voluto fare anche lo sfondo tutto. Ma una robettina semplice proprio. No, no, così è. L'avevo portato giù in fiera. Una cosa color legno, intendo. Sì. Semplice. Vai, Remo, l'impegno tu. La cattura in oro, fai dopo. Ti sei tanto. Ma solo con tu hai un adesivo con un pugno di mosca e l'adesivo dentro. Certo, c'è mica che gli adesivi sì. Rotondi. Mi scrive di capo delle qualche anno fa. Te lo sulla pianta, ma dai, che bello. In generale, fa delle circolare. Questo è un film, bravo. Il campione del legno, bisogna sceglierlo. Ogni tanto è bene. Poi come tagli così, cioè, vengono. La chiata, a volte io che la nostra chiata, le prossime serata. Sì, anche noi. Sì, anche noi adesso, fine anno, quando abbiamo raccolto tutte le mosche di chi è venuto, facciamo un quadro grande con tutte le mosche. Attaccate. Allora iniziamo. Questo è un 4-0 l'amo. Questo streamer qua potete farlo in diverse misure, poi usate uno o l'altro, vedete quello che vi rende di più al momento, però mediamente 4-0, 2-0 come misura. Allora, questo è il Kraftfur barrato. Materiale sintetico molto morbido. Molto morbido. Si muove molto, è molto adatto a fare questo tipo di streamer, anche altra roba, però per questo tipo di streamer si presta bene. Non è appesantito questo? Eh? Non è appesantito? Dopo lo appesantisco. Allora, prendo un ciuffo, come le pellicce a una sorta di sottopelo che vado a levare giusto così con le dita. Ok, prendo il ciuffo e lo monto all'indietro. Ok, cerco di venire avanti in modo che tirandolo indietro resti abbastanza giusto sull'occhiello, quindi vengo avanti ancora un attimo, provo ancora due giri. Ok, così può andare. Adesso
lo ribalto, prendo un altro colore, io adesso uso un verde. E ma che la chiede col cane con la motrice a me parte in banda per operare senza dimostrare quasi 3 sentena. Tolgo sempre un po' di materiale. Il naso, quindi tanto bene. L'avevo studiato la corsa. Ma la prima che non l'avevo ricevuto, si è dopo. Cioè, prima adesso. Io metto un attimo la comicità. Ok, vedete che anche questo lo tiro indietro, l'occhiello mi resta libero. Poi gli streamer sul finale come che li metti? Con l'asolina in modo che siano liberi di muoversi o... Quali? Quando monti lo streamer. Sul finale, sul tip. Ah, faccio l'asolina. La faccio con un perfect loop. Ok. Adesso, una volta fatto questo, faccio il mio nodo di chiusura. Ok, adesso prendo del filo di piombo. Lo 0,30 va benissimo. Io uso questo perché per farlo andare avevo questo che ci tengo di meno. Però vabbè, il filo di piombo fatte 4 giri in più, è la stessa cosa. Questo qua è un piombo piatto abbastanza grosso che avevo acquistato per errore qualche anno fa e adesso mi torna buono, ho trovato come usarlo. Allora tolgo quella peluria qua che mi dà fastidio, che tanto non ci serve. Perlomeno il più grosso. Adesso metto un po' di attack. Ne metto un bel po', è tutto intorno. Ok, e metto il mio filo di piombo. Ecco, non vado molto avanti, mi fermo un attimo prima, poi perché sennò poi quando andrò a creare lo streamer mi viene un testone troppo grosso. Io questo piatto adesso l'ho tagliato di sbieco per arrivare giusto. Col filo di piombo normale basta fermarsi un attimo prima e sei a posto. Una mezza schiacciata a questo. Tipico strumento da... Sì, da flettier. Adesso con un filo di rame andrò a bloccare le fibre. Praticamente le prendo, le giro indietro e le blocco indietro col filo di rame. Un
una sopra, una sotto. Ok, vedete? Deve formarsi la testina così. Pettini le fibre in modo che coprano tutto il piombo. Sì, che vadano a crearmi il corpo proprio. Adesso io col filo lo prendo, tiro indietro le fibre e do qualche giro e le blocco qua, in modo che posso lavorarlo, no? Ok. Io adesso posso prenderlo e lavorarlo come voglio. Vedete che quasi ha preso la forma della testa. Ok. Adesso preparo i miei occhietti, che uso ancora un 3 mm, 3-3,5 sulla Model 4 può andare bene. Poi più basate voi, più un 3,5 forse che un 3, non so neanche se ce l'ho lì aperto, però vabbè, un 3 va bene lo stesso. Con la colla, ecco, su questo materiale, metterlo così direttamente, scordatevi l'attack perché brucia, proprio cola con l'attack, usate abbondantemente, siccome noi qua dobbiamo abbondare un po' per dargli un attimino di sagoma iniziale. Questa qua non è una colla aggressiva, quindi ci sta uccidendo. Ci sta, mi toglie tutti quei peletti che vanno in giro che danno fastidio, me li incolla. E adesso posso metterci anche gli occhietti. Adesso prima. Tic. Uno di qua. Magari vi aiutate con uno spillo per non incollarvi le dita, perché sai. Uno di qua. Controlliamo che siano in linea. Sì, abbastanza bene. Avanti. Qua potete usare o la UV o l'Epossiric. Se usate la UV non finite più, se non avete una lampada più che decente. Ma ne va su talmente tanta che se calcoli i tempi di asciugatura medi ci tieni 5 minuti ad asciugarla, forse anche di più, perché qua ne va su parecchio. Di colla. Dobbiamo aspettare che arrivi. Se no, aspettare che entri in commercio questa. Fra poco. Poco, si spera. Non ho intenzione di metterla fuori nel 2020. Se volete mettermi in prenotazione. Comunque questa qua, la mia, è abbastanza densa come colla, non tende molto a gocciolare, a sbavare o a far cose. La distribuite bene sulla testina, tanto poi ne va ancora, questo è solo l'inizio. E rigidisci tutto il corpo? Faccio tutta la testa, adesso vedrai, arriverò fino all'amo.
tipo la tengo mossa così, non tende a non sbavarmi intanto che la secco, no? Ok, la prima parte diciamo che ce ne metto un po' qua sopra, così chiudo bene la punta, la testa diciamo. Ok, adesso posso togliere il mio filo di rame, perché se no farò una testa appuntita, mentre noi non vogliamo una testa appuntita, ma deve essere più dritto. Ok, adesso vedete che la forma è questa che deve prendere, ok? A me interessa più che altro non tanto indurirla qua, ma indurirla qua, perché quando vado in pesca almeno non ho, diciamo, le fibre verso la punta dell'amo che si muovono e mi vanno a rompere le scatole sull'amo, per quello che vado a indurire questa parte. La Madonna quanta. Dai, ci siamo abbastanza. Vedi la lunare. Più il lavoro della colla. Sì, è più il lavoro della colla che tutto il resto, però questo qua, secondo me, cioè io è forse lo streamer che uso di più in assoluto, questo qua. Il lavoro qua, farlo con la UV o farlo con l'eposirica, poi il risultato presso poco è quello.
Ok, gli do una bella flashata in modo che mi asciuga bene. Adesso cerco di eliminare comunque, come in questo caso che mi si è fatta quella punta lì, se con una lineetta. Ma è giusto perché non mi piace la vedere quella punta lì, perché sennò non è che gli fa niente. E da lì lo prepara con la fresa. Una fresa. Ok. Ti tolgo un po' il grasso che ha addosso. Mi lavo stesso un'altra flashata di sicurezza, ma ormai è già dura. Ecco, poi questi magari, se quando li avete fatti, che avete usato la UV, volete indurirli ulteriormente, li mettete al sole, più bello di quello, non ce n'è, fa tutto il sole. Una bella smaltata e ci siamo. Userò, mi dai un morsetto, che uso uno di quelli che sono più comodo a mettergli lo smalto. Grazie. Oh, diventa ciccio che è sana. Ecco, per chi pesca streamer nel fiume, questo è uno dei basilari. Un po' non averlo nella scatola. In varie dimensioni magari te lo fai anche bianco e marrone, bianco e grigio, bianco e nero e basta. Questo è lo streamer. Vedete che c'è una bella mobilità, nonostante abbia incollato tutta la testa. Che interessa a me la mobilità, la mobilità, la mobilità dietro. Bello, lungo da fare. Ok. Amo sempre del 6, questo potete farlo anche sull'amo del 4, okay. Tranquillamente, che per te che dimensione è grosso? Uno streamer da laghetto, dico. Da laghetto di quella dimensione, quello che vi ho fatto vedere. Più grossi non ne ho mai usati, ecco. Di solito se uso a laghetto la dimensione più grande è quella. Sì, anche perché dipende anche dai laghetti in cui vai, ovviamente. Però se calcoli pesce di semina, non mettono giù mai grossi pesci. Certo, c'è sempre il trotone, ci sono sempre dentro quelle che sono giù da un po', però difficilmente in un laghetto dove paghi a ore trovi la taglia media di novetti, ecco. Ci smenerebbero, trovi tutta roba di 25-26 cm, qualche trotone, ma la taglia... Non dovete pagare da peso per vedere le bravo. Sì, la taglia commerciale...
taglia commerciale, esatto, come, di, come ha detto lui, è quella. Allora, adesso uso sempre lo stesso tipo di piuma, Grizzly Matucca Soft Tackle. Però cambio colore, qua uso un verde oliva. Ti apro proprio da oliva. Che vino? Disperso in Russia. Ah? Disperso in Russia. Okay. E la sua peccata. Poi gli si lavora sempre. Sono io. Allora, ne ho sovrapposto due. Madonna, cosa c'ho la colla sulle mani? Ho preso due punte di piuma e le ho messe contrapposte in modo che si aprano. Madonna, se l'è brutta questa. Proprio è brutta. Madonna, tutte le piume belle, sto tirando fuori. Va bene, tutto un questo. Spegni tutto. Cerco due punte abbastanza simili. Provo. Le metto sovrapposte in modo che pieghino al contrario. E vado a fissarle in verticale sull'amo. Ecco, questo forse è uno dei pochi casi che vado più indietro. Ok, faccio un giro dietro così le alzo appena appena. E ho fatto delle code. Adesso prendo ma è indifferente utilizzare il spawn. Guarda, sta un po' a te, io in quelli da laghetto sto più su olografico flash a buco, quelli da fiume sto più su crystal flash. Poi beh, sono sempre scelte, dipende tanto anche dallo streamer che vai a fare, ecco. Ok, adesso posiziono il crystal flash presso poco in centro coda e vado indietro fino alla coda. Ok, li alzo, li taglio lunghi come la nostra coda, li posiziono bene.
Se provare a spallare, puoi provare a diventare il bordello, spallatela. Ok, ecco, questa è l'unica parte che richiede un filino di attenzione, è mettere le code in verticale e posizionarci il flash, il cristal davanti. Ok. Adesso vengo avanti con il mio filo di montaggio. Famoso fissaggio 8. Ti saluto. Ciao Mario. Ciao. Ciao. Buonanotte Mario. Che ave io vengo? Sempre. Come Dio? Come è venuto? A 15. Agosto, Silvia. 16. Silvia. Ok. E fisso gli occhietti, adesso torno sulla coda, prendo un pezzo di pincel come prima, metto la mia colla sul filo. Prendo un dubbing, colore più simile alle nostre piume, e vado a creare tutto un sottocorpo. Ok, adesso prendo una bella piuma lunga, sempre dello stesso tipo, e la monto come lo streamer precedente. Totalmente sottili calamiche. Ecco, questo è già uno streamer da fiume. Sì, porco cane.
strappo ancora una volta. Posso fare a meno di usarla. Cosa cambia tra fiume e laghetto? Cioè la tipologia di streamer? Come li riconosci? No, non è che li riconosci. Devi crederci. Devi crederci tanto. Non poco. Calcola che lo stream era per i pollami, cosa che in film non farebbe l'affetto. Lo streamer in laghetto deve muoversi tanto, anche nel fiume, ma poi vai a cercare movimenti un po' diversi nello streamer, devi comunque anche la pescata è diversa, giochi sulla strippata più lento, più veloce, scendi più sul fondo, lo fai un recupero più veloce, cambi streamer, colori. Nel fiume, quando te peschi a streamer, sì, puoi stripparlo, però normalmente lo peschi a fine strappata, fai un lancio, peschi in deriva e scendi, quindi lo streamer deve lavorare un po' rotolando sul fondo, un po' trasportato dalle correnti. Non è uno streamer che si muove perché lo strippi te, perché quando devo fare una passata come con la due mani, per esempio, pescare in un fiume come l'Adige a 35 metri di distanza, devi lasciarlo là lo streamer a fare la passata, non devi muoverlo, portarlo in qua, se ogni tanto gli dà un colpettino per fargli fare un saltello, un guizzetto o altro, però la pescata la devi fare là, la passata, non la fai strippandolo. Quando hai finito la passata, allora nel risalire, recuperare la coda, fai la tua strippata. La mangiata di solito quando ce l'hai? La mangiata ce l'hai un po' dove la trota? Perché nel giro che fa così, come fai a accorgertene? No, ma quando mangiano streamer te ne accorgi, non è come la mangiata ninfa o come la mangiata secca. Sì, la senti, calcola, se tu la fai solo passare non hai, porta via, perché come ma ti dà a streamer quando mangia un pesce, a streamer non mangia perché gli arriva davanti, allora senti ti. Lo mangia perché va in cacciata, ti esce, bah, ti prende, quindi ti porta, senti, lo senti, ti porta via ti porta via la coda di mano se non stai attento, no? Te ne accorgi proprio, calcola un pesce da 20 cm, se ti mangia streamer è come prenderne uno da 30 ninfa. Proprio la mangiata è molto più accentuata, più streamer, sì, aggressivo, perché viene di aggressività, e cioè viene proprio per uccidere il pesce, perché alla fine vai a imitare un pesciolino, non viene perché gli passa lì davanti, allora se lo mette in bocca. Che brutta parola. Ecco, un po' pornografica questa. Sì, è un po'. Ecco, poi se comincia a pescare a streamer, ci metti in mezzo tu, c'è la tribulare a tagliare. Se comincia a pescare a streamer, devi essere un grande terminato, senza dubbi, perché guarda, io quest'anno avrò fatto 50 uscite, avrò fatto 5-6 pesci decenti, poi sì, qualche volta a ninfa vai, quando sei stufo di far capotti vai anche a ninfa o vai a secca a fare la tua pescata, però se peschi a streamer che cominci, perché quando peschi a streamer cominci ad avere degli obiettivi, no? Specialmente se vai con la due mani, che cominci a frequentare certi fiumi, mi si è girata al contrario. Se vai in determinati fiumi, devi mettere in conto di tornare a casa e magari non aver sentito neanche una mangiata. Può succedere. Ci sta. Fa parte del gioco, ecco. Sai che è così. Sai che è così, non ci scappa. È così.
però poi quando arrivano i risultati senti riappagato veramente di un anno di sforzi, quando cominci ad andare a pescare in un fiume e vai una volta 2-3 venti, poi ti arriva una marmorata da 70 e allora ti dici non ho fatto un anno per niente, ne rifaccio altri 10 di anni così. Io dico la marmorata, può capitarti magari anche la fario o un ibrido, però quando ti arriva un certo tipo di pesce, ecco. Mi sembrava molto la descrizione dell'adige con cui vorrei parlare. Ma non tanto l'adige, tre settimane prima che chiudesse lì da noi ho attaccato un pesce, poi mi si è slamato a 10 metri perché ho sbagliato io a governarlo, gli ho corso dietro, l'ho preso fra le mani, era una marmorata, sarà stata quasi 70. E so, è tutto l'anno che vado in quella buca lì a martellare, è arrivata una volta. La settimana dopo sono andato lì ancora, ho attaccato un ibrido, era 45, sì, è un bel pesce anche quello. Certo, non è come la marmorata, però ti dà soddisfazioni, no? Ti dà un certo tipo di soddisfazione. Ecco, poi che hai detto di adice, qua in Italia pesci grossi sì ce ne sono, ne trovi tante parti comunque, però ecco, certi tipi di pesci, i fiumi che ti concedono di farli, li conti sulle dita delle mani, ecco. L'adige è uno di quelli, è forse l'unico, no, perché anche in altri fiumi ci sono, ma è l'unico che a frequentarlo in un certo modo il pesce della vita l'ha dato, perché comunque dall'adige io non le ho viste, ho visto solo le foto, però ci sono marmorate da 8, 10, 12 kg. Cioè, quando attacchi un pesce del genere, un metro di pesce in Italia, ti dici cosa vado a pagare, 4.000 euro in Russia o in Canada, quando ce li ho qua fuori di casa. C'erano le fotografie anche di gente che ha fatto le fotografie in mezzo alla piazza, comunque. Sì, beh, Dio, poi che le chilano o non le chilano, sta il pescatore, ecco. Quello è una cosa del pescatore, però pesci ci sono. Io l'ultima uscita che ho fatto in adige ero con un amico, il Pino, non so se lo sai chi è, Pino Messina. Gli ho spiaggiato una marmorata, era 80, non è 8 kg 80, però cioè tanto di cappello. Dopo anni che vai, le cerchi, quando ti arriva l'entusiasmo è tanto.
è come, io non so se a scalare l'Everest dà le stesse sensazioni, ma per me che pesco sì. Certo. Ok, questo fatto. Sì, ecco la parte un po' più complicata è mettere in linea queste, poi il resto è abbastanza semplice. Puoi farlo anche con, per dirti, la catenella del cesso se vuoi pescare più leggero, o ci sono, adesso non li ho ancora trovati, degli occhietti tipo questi in plastica che non hanno peso. Con questo ci ho fatto il mio primo pesce a streamer.